La situazione è un po' questa, no? Da una parte hai un ragazzo di 19 anni, classe 2000, che ogni partita in cui scende in campo riesce a segnare una rete, non solo con la Juve, anche con la nazionale maggiore nelle prime apparizioni, va in campo e segna i suoi primi gol con la maglia azzurra. Dall'altra invece è un calciatore esperto di livello e di fama mondiale che con Cristiano Ronaldo si è trovato benissimo nella prima parte della stagione e che nel 2019 deve ancora riuscire a segnare il primo gol ufficiale. Non solo perché Mario Mandzukic, il croato, ovviamente il secondo giocatore del quale stavamo parlando, il primo era Moise Kean, diciamo che è vicino al rinnovo a vita con i colori bianconeri e per quanto mi riguarda ne sono contentissimo, non potrebbe farmi più piacere di così. Amo Mario follemente, il gol in rovesciata con il Real Madrid in finale di Champions è un ricordo indelebile e che terrò per sempre fedele vicino al mio cuore e al mio cervello. E poi Mario, diciamolo, è veramente un uomo, un calciatore, un professionista che ha incarnato alla perfezione lo spirito Juve e ha preso un pochino il fino alla fine, il motto, la realtà Juventus come un diktat, un dogma, uno stile di vita. Ma è giusto rinnovare Mario Mandzukic e privarsi del futuro, cioè Moise Kean? La risposta, come sempre, dipende. Intanto dipende se la Juventus vorrà investire al 100% su Moise Kean, se lo riterrà davvero un giocatore di livello per affiancare Cristiano Ronaldo, Dybala, Bernardeschi, Douglas Costa o chi ci sarà nell'attacco della Juve il prossimo anno e per guidare un attacco che dietro a fior fior di campioni. Secondo, siamo veramente convinti che Moise sia un centravanti? In nazionale Mancini l'ha schierato un po' come finto attaccante, un po' esterno. Ha ripagato perché è riuscito a segnare ben due gol nelle prime due apparizioni in nazionale, però non ha fatto il centravanti. Crescita fisica mostruosa e lo dimostrano le foto, le fotografie. Piccola parentesi, ho letto tante cose, no? Inerenti a droghe, inerenti a pozioni magiche, inerenti a, non lo so, alimenti o qualsiasi cosa che possa aver aiutato la crescita, steroidi, anabolizzanti e bla bla bla, tutto lo schifo del mondo. Se Ken nel giro di un anno, due anni, tre anni, in cui si allena con professionisti, in cui è seguito da medici, in cui è seguito da veramente esperti del settore che gli dicono di mangiare certe cose, di fare un certo tipo di allenamento, il riposo e tutte le cose che servono a crescere un ragazzo di 19 anni, è ovvio, è palese che vada a prendere massa, non c'è bisogno di ricorrere a stratagemmi o comunque a cose illegali, ve lo dico, tenetevela per voi, però questo è un segreto. Veloce, tecnico, fisico, sicuramente il prototipo del centravanti moderno, quello che serve al giorno d'oggi, non c'è più il classico attaccante alla Pavoletti, per dirla, contro il Cagliari, dove Ken ha segnato l'ultima rete della sua carriera. Non mi è piaciuto tanto nel complesso, ma questa è una mia idea perché ho visto sbagliare diverse cose. Non esistono più quei centravanti alla Pavoletti, nessuna squadra in Europa o comunque al top europeo, nessuno va a giocare con quel tipo di centravanti. Serve sempre un giocatore in grado di giocare con tanti altri tipi di giocatori. Scusate la ripetizione palese in questa frase, ma dovevo farmi capire. Una volta capite queste due cose, cioè se Ken è l'attaccante che la Juve vuole utilizzare per il futuro e se Ken è effettivamente un centravanti, si dovrà iniziare a ragionare. Mi piace molto il modo di Allegri di inserire giovani, credo che non abbia mai sbagliato se non con Coman, ma era una situazione un po' delicata, la Juve non andava bene, non giocava con gli esterni, Coman non si era integrato alla perfezione. Tra l'altro quell'anno c'era Dybala da far esplodere, quindi era difficile farli coesistere, no? Anche l'altro giorno, quando si è fatto male Dybala con l'Empoli, non ha fatto partire Moise, l'ha messo dentro e ha risolto la partita. Se questo parte sempre titolare in nazionale Juventus, fa bene, ed io mi auguro che faccia sempre meglio, e magari questo nella testa gli scatta qualcosa e dice guarda, prima non giocavo, adesso gioco, sono super decisivo e allora vuol dire che sono un fenomeno, sono troppo forte. No, è giusto che segua un iter, è giusto che rispetti delle gerarchie, è giusto che in questo momento giochi Mario Mandzukic, ovviamente se è a posto, se non ha febbre, se non ha infortuni muscolari. Moise deve partire un pelo dietro e giocarsi tutte le carte da qui alla fine della stagione per mettere in difficoltà il mister nel prossimo appello. Quindi immaginatelo come un esame, Moise, se stai guardando questo video. Il prossimo anno deve essere il tuo anno alla Juve. La Juve non ti ha voluto dare via, ti ha voluto far giocare con i forti, con i campioni, con i fenomeni. E guarda un po' cosa è successo, sei diventato un gioiellino nero. È anche vero che se Ken continua a segnare, a fare bene con questa regolarità, Mario Mandzukic potrebbe iniziare a temere per il suo posto da centravanti anche in questa di stagione.